Ciao, oggi si fa l'esercizio Diamond della traccia Erlang di Exercism. L'ho già scaricato, quindi leggiamo le istruzioni. Il kata diamante prende come input una lettera e presenta in output una forma a diamante, a rombo, diciamo. Data una lettera, stampa un rombo. Partendo con la lettera A e la lettera in input nel punto più largo. Requisiti. La prima riga contiene una A, l'ultima riga contiene una A, tutte le righe, ad eccezione della prima e dell'ultima, hanno esattamente due lettere identiche, tutte le righe hanno tanti spazi dopo quanti spazi prima della lettera potrebbero essere 0. Il rombo è simmetrico orizzontalmente ed è simmetrico verticalmente. Il rombo ha una forma quadrata, quindi larghezza e altezza sono uguali. Le lettere formano un rombo. La metà superiore alle lettere in ordine ascendente, la metà inferiore alle lettere in ordine discendente. I quattro angoli sono quelli contenenti gli spazi, sono triangoli. Nei seguenti esempi, gli spazi sono indicati con un punto. Quindi il rombo per la lettera A è rappresentato dalla lettera A stessa. Il rombo per la lettera C è questo, e questi sono spazi bianchi, dove ci sono i punti. Il rombo per la lettera E è questo. Ok. Bene, mi copio questo esempio qui, me lo metto nel file. Collo qui, commentiamolo. Bene, possiamo chiudere il browser e andiamo a tutto schermo. Ok, allora, la prima cosa che mi viene in mente è una funzione che mi dica la distanza. Quindi la lettera che abbiamo in ingresso in questo caso sarà C, e voglio sapere la distanza tra C e A, cioè in questo caso 2. Dipende, 2 o 3, se vogliamo includere A oppure no, anzi se vogliamo includere C oppure no, però sono convinto che questo serva. Quindi quello che voglio fare è scrivere diverse funzioni e poi combinarle insieme. Sicuramente voglio una funzione che mi renderizzi, che mi stampi una riga. Ad esempio, ok. Allora, una cosa che vi faccio vedere è un flag che è possibile definire per un modulo che è compile export all, che serve praticamente a esportare tutte le righe, scusate, le funzioni che scriviamo, ed è veramente utile in fase di sviluppo. Poi è sempre bene, poi va tolto. Comunque, voglio scrivere una funzione chiamata distance che riceve una lettera, e quello che vorrei fare è lavorare sui numeri. Intanto mi guardo nei test qual è l'input e l'output aspettati. Ok, quindi ci aspettiamo delle stringhe, una lista di stringhe. Vi ricordo che le stringhe sono solamente liste. Ok, e in input abbiamo delle stringhe, quindi ancora delle liste. Va bene. Ok, allora quello che voglio fare è lavorare sui
sui codici dei caratteri, per cui la distanza di una lettera sarà il codice di A maiuscolo meno il codice che riceve un ingresso, per cui volendo scrivere tante funzioni dovrò provarle spesso sulla shell, e questo è una cosa che trovo molto comoda. Diamond. Quindi compiliamo il nostro modulo, cioè abbiamo il warning di quel flag che poi va tolto, e possiamo chiamare ad esempio la distanza della lettera C maiuscola rispetto a A maiuscola è meno 2. Ok, quindi io voglio il valore assoluto perché voglio la distanza. Ok. Ah, ovviamente per ottenere il codice di un carattere si usa il dollaro, quindi dollaro A maiuscolo ti stampa il codice numerico che dovrebbe essere il codice hash in questo caso della lettera A maiuscola. Quindi se io adesso ricompilo, ok, quindi ho la distanza, il valore assoluto della distanza della lettera passata con A maiuscolo, ma invece di fare il valore assoluto basta che inverta gli operandi. In realtà, scusate, continuo ad andare nel workspace sbagliato. Ok, mentre B è distante 1 e A è distante 0, certo, rispetto a se stesso. Bene, bene, perché questa funzione mi serve perché io vedo perché praticamente questa funzione rappresenta questi due spazi qui. Esatto, questi due spazi qui, perché A è in questa colonna, ci spostiamo della distanza per arrivare a C. Perché ho notato che una cosa, adesso non si può vedere, ma in un altro, se fate un rombo con un'altra lettera, comunque sia gli spazi all'interno della riga contenente la C sono gli stessi, anche se qui ci fosse anche la lettera D alla riga successiva, gli spazi tra le due C sarebbero comunque 3. Quindi io voglio calcolare per prima cosa questi spazi all'interno, che secondo me, ok, la distanza è questa, poi abbiamo la stessa distanza dall'altra parte e un valore in comune, quindi dobbiamo sottrarre 1. Ok, allora voglio una funzione che mi calcoli il numero di, oddio, il numero di spazi bianchi tra due lettere. Quindi la possiamo chiamare inner width. Avendo una lettera, io so che è la distanza di questa lettera rispetto alla A. Ok, per 2, perché la voglio, perché si va a sinistra e a destra della stessa distanza, e si deve togliere 1 perché lo spazio centrale è condiviso tra le due distanze. Ok, quindi la provo subito, quindi la inner width di A dovrebbe essere 0.
Ok. Dovrebbe essere 0. Ok, è meno 1, sì certo, perché sottraiamo 1. Ok, potrebbe non essere un problema, per ora andiamo avanti. La distanza di B è 1, infatti qualsiasi sia la larghezza del rombo tra le due B ci sarà sempre uno spazio. E la distanza di C, la distanza interna di C, lo spazio interno, la larghezza interna di C è 3. Esattamente, esattamente. E posso andare avanti, eh? Posso andare avanti con D5 e 7. Ok, sì, dovrebbe essere giusto. Ora però quello che mi serve a me praticamente è convertire questo numero in spazi. Quindi devo... Allora, ora per fare delle prove potrei usare un carattere invece dello spazio, potrei usare il punto come qui nell'esempio. Quindi il codice di questo carattere è 183. Sì, è così, 183. Cui io potrei fare un'altra funzione generica. Chiamiamola white spaces, perché stamperà degli spazi bianchi, un tot di spazi bianchi, quindi riceve come argomento un numero. E per stampare un tot di spazi bianchi in Erlang possiamo usare list duplicate. Ricordiamo che i caratteri sono delle liste, eh? Cioè una stringa contenente un carattere è comunque una lista. Quindi io posso duplicare per n volte il codice di questo carattere qui. Esatto, quindi vediamo Diamond White Spaces 45, dovrebbe stampare 40, esatto, una stringa con 45 punti. Bene. Bene. Il problema, perché io adesso potrei fare un'altra funzione che praticamente mi stampa prima e dopo un carattere, per cui si riesce a fare praticamente una riga. La riga con la C si riesce a fare. Potrei chiamarla row intanto. Non sarà la versione finale, ovviamente, perché manca il padding prima. Però quello che voglio è la lettera. Cioè, mi basta la lettera in realtà, perché avrò stamperò la lettera, poi ci appendo white spaces in un numero uguale a inner width della lettera, e poi ci appendo la lettera ancora in fondo. Ora il più non è... Non ho ben capito qual è il metodo migliore per concatenare due stringhe. Il più, se ho capito bene, va bene per stringhe corte, e nel nostro caso potrebbe tranquillamente andare bene. Se no c'è, ad esempio, list append. No, oddio, come si chiamava? Sì, append, però con arity 2, che append due liste, però dovremmo chiamarla due volte perché stiamo facendo l'operazione di append per due volte, per cui per leggibilità uso il più, tanto non abbiamo problemi di performance per fare questi esercizi. Ok, però
per cui chiamo row passandogli c, dovrei ottenere un errore, l'operatore più chiamato come un codice più, ah ok, certo, sì esatto, più concatena due stringhe, quindi concatena due stringhe, quindi vuole string come, scusatemi, concatena due liste, per cui vuole liste come argomenti, mentre noi stiamo parlando, qui ci arriva un codice numerico, quindi dobbiamo fare una lista con il codice. Ok, esatto, abbiamo C, tre spazi e ancora C, B dovremmo avere uno spazio all'interno. E A, credo che abbiamo un errore, esatto. Esatto, perché non può fare la duplicate utilizzando meno 1 come argomento, perché qui, esatto, perché in width torna meno 1, per cui non riesce a fare la duplicate. Per cui quello che posso fare qui, inner width di $A è uguale a 0. Esatto, sì, così dovrebbe funzionare. Ok, stampa 2A, ovviamente. Ah, è vero. Stampa 2A perché in questa riga viene aggiunta la lettera due volte. Ok, quindi quello che potrei fare è farmi una. Ok, potrei fare un'altra funzione row. Però quando l'argomento è il codice di A, e in questo caso dovrei stampare solo la lettera. Eh sì, così dovrebbe funzionare. Scusate, dovrebbe stampare, ecco, una lista con il carattere A. In questo caso non ho nemmeno bisogno di white spaces, per cui non entra qui quando è $A l'argomento, e quindi posso cancellare questa clausola. Allora, quindi, ok, esatto, perfetto. Quindi la riga quando è A, quando è B. Ovviamente non, cioè sto facendo solo i casi per far funzionare i test, eh? Cioè immagino che nei test passi solo lettere maiuscole, comunque vedremo dopo se passano i test. Vedremo dopo se passano i test, perché non credo che possa funzionare se passi lettere minuscole, perché i codici, esatto, i codici vengono un po' sballati. Comunque, vedremo, continuiamo ad andare avanti, ecco. Bene, quindi abbiamo una funzione che stampa una riga, però non stampa a questo punto il padding, il prefisso e il suffisso di ogni riga, che è sempre uguale, quindi è lungo 2, se il prefisso è lungo 2 anche il suffisso è lungo 2, quindi potremmo chiamarlo padding generico. Allora, dobbiamo trovare il modo di calcolarlo. Allora, nel caso di C è 0 e C è la lettera che abbiamo in input alla nostra funzione pubblica che sarà rows.
nel caso di A è 2 e mi sembra che questo sia la distanza, effettivamente. Eh sì, questa è la distanza, però è la distanza di A rispetto a C, quindi è l'opposto, di questa distanza qui. Cioè no, in realtà è la stessa di... No, allora la distanza... Ah, ok, penso di avercela. Allora, quello che voglio fare è calcolare la distanza di una lettera in rapporto a un'altra lettera. Quindi voglio una funzione distance, ma con arity 2. Quindi voglio una lettera e voglio... una root, cioè una la distanza tra L e root, che quindi sarà L meno root, mentre la distanza con una singola con un singolo con una singola lettera non farà altro che richiamare distance di L e dollaro A. Ok, quindi abbiamo due funzioni con lo stesso nome, scusate, ma con arity diverso. Per cui se io calcolo la distanza tra C e A dovrei ottenere 0. Se io calcolo la distanza tra C e A dovrei ottenere 0, che poi è il mio padding. Cioè, scusate, tra C e C è 0, ovviamente. Tra B e C sarà 1 e tra A e C sarà 2. Ok, quindi lo possiamo provare. Quindi la distanza tra C e C sarà 0, tra B e C sarà meno 1 e la distanza tra A e C sarà meno 2. No. Ok, potrei mettere un valore assoluto qui. In questo caso sicuramente, quindi il padding di A è 2, il padding di B sarà 1, il padding di C sarà 0, mentre la distanza tra C e A è comunque 2. Perfetto, quindi se io chiamo row di C maiuscolo, ok, è comunque giusta. Quindi avrò una funzione padding e quello dovrò passargli la mia lettera. Anche una radice, vabbè, in realtà sì, è la stessa funzione, però mi va bene chiamarla in un'altra maniera, mi va bene, sì. Oppure potrei cambiare questo nome qui direttamente. Vabbè, ci pensiamo dopo. Quindi il padding di una lettera avendo come radice, e questa radice sarà la lettera che avremo in ingresso alla nostra funzione pubblica. Quindi, detto questo, quando costruiamo la riga, quello che vogliamo è avere la nostra radice come parametro. Possiamo, sì, possiamo direttamente qui chiamare distance invece di fare un'altra funzione
funzione più distance. No, fermi tutti. Fermi tutti. Non è distance, perché distance mi dà il numero. Ecco, nella mia funzione padding sì, potrei fare, potrei costruire gli spazi. Potrei costruire gli spazi, esatto. Così qui chiamo padding dl root e qui idem padding dl root. Non è L ovviamente, ma è $A. Ok. Idem qui. Facciamo. Allora. Padding di L root stavolta. E lo facciamo anche in fondo alla riga. Padding di L root. Ok. Quindi diciamo che voglio la riga C quando il root, cioè la lettera più esterna del rombo è C. Esatto, viene padding 0. B viene la riga esattamente come nell'esempio che abbiamo incollato e di A. Esatto, perfetto. Se invece la root è E, aumenta il padding e C, esatto, ha due spazi di padding, poi D, ed è quindi, esatto, quindi abbiamo una funzione row che stampa una riga del rombo. Allora, qui vediamo un po' se possiamo migliorare questo, perché c'è molte ripetizioni. Allora, abbiamo un padding all'inizio e alla fine che rimane lo stesso. Quindi, la cosa che cambia è questa parte. Ok, qui possiamo... Ok, possiamo scrivere così. Allora... Ok, possiamo fare un case L, se L è uguale a $A, anzi, voglio fare una cosa diversa, voglio fare un'altra, oggi mi va di fare tutte funzioncine, una funzione letter che stamperà esclusivamente la parte lettera, spazi tra le due lettere e seconda lettera, oppure una sola lettera. Voglio fare questa parte qui, questa parte qui che va da qui fino a qui, all'infuori del padding. Quindi letter di L root sarà più, vabbè, lo prendo da qui, più white space più L. Ok, invece letter di $A e root sarà sarà così, solo la stringa A. Ok, qui ovviamente ignoriamo. Ah no, non serve root. Meglio. Ok, quindi così mi sembra veramente perfetto. Quindi abbiamo il padding, abbiamo la funzione letter e abbiamo il padding.
Bello, mi piace. Vediamo se... Ok. C. B. Va bene. Ah sì, è A. Ovviamente dobbiamo provare. Esatto, perfetto. Ora, quello che dobbiamo fare nella nostra funzione principale, quella pubblica, è in qualche modo fare un loop e ogni volta richiamare la funzione row. Allora, per andare avanti con le lettere basta aggiungere uno al codice anzi no, basta togliere uno dal codice della lettera iniziale, eh. Ok, o se no potrei crearmi due liste, perché ok, andando in, diciamo in giù, andando in giù mi sembra abbastanza semplice, ma poi tornare a B e poi a lo vedo. Allora, come primo passo voglio creare questo primo triangolo, quindi le prime tre righe. Sì, come primo passo voglio creare quello. Allora, vediamo. Voglio generare una lista che va da 0, un range che va da 0, da 0, 1 e 2, quindi la distanza, da 0 alla distanza, così poi lo sommo al codice di A, sì esatto, sì, ok, mi torna, va bene, allora, con calma. Creiamo un range che è sec, la funzione sec, che va da 0 alla distanza, da 0 alla distanza de lettere. Ora un secondo perché non... voglio un attimo stamparlo, voglio vedere un attimo nella shell, perché non sono, quindi è rows, avendo, se abbiamo detto C come lettera della riga più lunga, ok, C meno... Abbiamo un errore facendo questo, perché questo non, questa espressione aritmetica non può essere fatta, perché questa è una lista, e cioè, quindi dovremmo avere il codice numerico di C. Ah, sì, certo, perché quella che ci arriva a noi in ingresso alla funzione pubblica è una lista, quindi dobbiamo estrarre il primo elemento, la testa, quindi la nostra lettera sarà la testa della lista e l'abbiamo estratta col pattern matching, esatto, quindi 0, 1, 2, questo è il range che vogliamo, esatto. Adesso si fa una list comprehension, direi. Si fa una list comprehension, la variabile la chiamiamo i perché veniamo dai loop in stile C, quindi la chiamiamo sempre i per ogni in questo range. E allora quello che vogliamo è chiamare la funzione row la radice. Sarà la nostra L, quindi la lettera che ci arriva in ingresso. E qui quello che vogliamo è $A, quindi il codice di A maiuscolo, più I. Quindi sarà una volta A, una volta B, una volta C. Perfetto. Proviamo.
Sì. Sì. Bene, mi piace. Mi piace. Ora però... Ora, io... Dato che non... Forse ci vuole qualche formula matematica per riuscire a tornare indietro. Potrebbe essere il reminder... Ah. Ok, credo che farò una cosa un po' brutale. Credo che farò una cosa un po' brutale, che è duplicare questa lista, fare il reverse, togliere la testa e poi le appendo. Ok, allora, quindi voglio duplicare questa lista. Sì, oddio, fa un po' schifo, però... Però dai, ci vuole stare. Allora, quindi questa è una lista. Me la salvo. Ah, chiamiamolo top. Quello che voglio è tornare una lista che contenga fondamentalmente due liste, top e lists reverse di top. Ok, però list reverse di top, quello che voglio è solamente la coda. Ok, quindi potrei fare bottom uguale, no scusatemi, pattern matching sulla lista, quindi la testa la ignoro, voglio solo la coda di list reverse dei top. Ok, quello che voglio tornare è top concatenata a bottom. E sì, sembra ok, sì, sembra funzionare. Ora non so se ci sono modi molto più semplici di farla, però una volta che abbiamo la lista con il triangolo superiore, lo rigiriamo per avere quello inferiore, lo rigiriamo e vogliamo scartare il primo elemento, per cui nel pattern matching vogliamo, ci interessa solo la coda della lista, quindi la testa la ignoriamo e poi lì facciamo ancora un join delle due, una concatenazione delle due liste e basta. Credo che si possa provare a fare test. Togliamo questo warning, quindi rebar e unit. Ah no. Ah no, certo, perché ci sono i punti, ci sono i punti. Fermi tutti. Quindi questo è lo spazio, anzi no, non è lo spazio, perché questa è una lista, non è lo spazio. Ok, ho dovuto cercare, è praticamente il codice di backslash s, perché ovviamente non è, cioè non puoi ottenere il codice dello spazio in questa maniera, questo non vuol dire niente, quindi backslash s che poi è quello delle regexp, quindi ci potevo arrivare, però ammetto di averlo cercato. Ok, quindi proviamo a rilanciare i test e passano bene, perfetto.
Sono felice perché questa implementazione mi piace molto perché veramente dimostra quanto lavorare con un linguaggio, diciamo, funzionale ti porti veramente a pensare a scomporre il problema in tante piccole funzioni. Secondo me è più leggibile, più manutenibile. E niente, quindi un saluto e ci vediamo al prossimo esercizio.